Eccoci e bentornati sul mio canale, nuovamente con le custom maps di Call of Duty Black Ops 3. Prendiamoci subito rianimazione, siamo su una nuova mappa, una mappa che prende il nome, se non sbaglio, di Fabric Derentuten, e a quanto pare dovrebbe essere una delle mappe più grandi, se non la più grande mappa custom per Call of Duty Black Ops 3, arrivata appunto grazie al mod tools. Allora, adesso ci facciamo tutti questi bei zombetti e poi direi di cominciare a girarci la mappa. Come dicevo, dovrebbe essere una delle più grandi, se non la più grande, da alcuni miei amici che l'hanno provata. Allora, qui possiamo aprire la porta, qui ci sono due zombie che rompono l'anima. Perfetto, abbiamo completato il primo round. Allora, questo che cacchio è? Dobbiamo attivare l'energia. Qui c'è... devi attivare l'energia per aprire questa porta, quindi penso che ci sia un bel po' da fare. Qui dietro ho visto che c'è già una magic box. Intanto abbiamo preso la rianimazione. Vediamo un po' qui che arma c'è. Ci hanno messo lo shaver, vedete come l'hanno riprodotta bene? RK5 shaver, come nelle più classiche... oh, ma che cacchio è? Mappe zombies di Black Ops 3, quindi gli stessi perk, le stesse armi come i primi round. Allora, oh cacchio, qua comincia ad esserci un po' troppa gente, quindi direi di cominciare a levarci qualcuno. Ok, questi ce li siamo levati, 1500. Non so se conviene prendere lo shave o l'RK5 o aprire una porta. Vediamo un attimo adesso quanti soldi ci abbiamo. Questo è uno solo, è rimasto uno solo. Direi di aprire questa, 7,50. Ok, piccolette però ste cacchio di stanze. Pensavo qualcosa di un po' più grandicello. Ah, qua si può andare giù, eh? Ci lasciamo quello zombie. Questo c'è uno zombie così. Qua attenzione, tipo pericolo corrente. Questa non si può aprire. Qua, oh, qua si entra. Attenzione, guardate qua. Aspetta, pick up compressor. Un elemento, vedete, ci stanno pure le cose. Oh cacchio, via da qua. C'è sta pure qualcosa sicuramente da costruire. Questa qui che cos'è? Qui dobbiamo prima attivare l'energia. Se questo zombie ce lo leviamo dalle scatole, vorrei girarmi un attimo la mappa. Qua possiamo ricostruire la barriera, così facciamo qualche soldino. Vediamo un attimo. Ok, qui sopra, qui pezzi del nulla. Qui un'altra porta di 7,50 che possiamo aprire. Eccoci qua. Allora, vediamo un po' questa mappa. Fatemi sapere se poi vi porto proprio un gameplay intero. Qui non si può salire, la mia paura è che se scendo rimango fregato. Cioè, dobbiamo attivare l'energia. Qua stanno, guardate quante cacchio di porte ci sono, ragazzi. Infatti me l'hanno detto che è belle grande. L'RK9. Qua vediamo se c'è sta qualcosa da raccogliere. Dobbiamo attivare l'energia. Però non vedo simboli di energia qui in giro. Sono stufato e muori. Ok, adesso comincerà a essere un po' più difficoltoso, ragazzi, perché moriremo secondo me adesso immediatamente, perché non abbiamo armi a disposizione. Quindi direi di farci un giretto qui per la mappa e uccidere qualche zombie, perché sarà una rottura dell'anima adesso, che sarà pieno di... eccoli qua che arrivano già come se non ci fosse un domani. Aspetta, vieni qua. Ok, questo ce lo siamo levato. Ok, due pere che ce lo sbattiamo alle gengive, perché... e muori. Aspetta che ricarico. Una coltellata a te. Benissimo, questo deve essere... ah no, questo è un altro. Ok. Oh cacchio. Cacchio, via. Via. E muori? Aspetta che me levo qualcuno lì. Nei momenti ce lascio le penne io, perfetto. Oh, questo è perfetto se rimane solo questo per terra. Aspetta che uccido questo. Oh, che cacchio. Ah, già te. Guarda che ho preso. Via qua. Dammelo. Ah, già da qua non lo posso prendere, dammelo. Ok. Quanti sono rimasti dei zombie? Aspetta che se riesco me riprendo un altro... ah, non me lo fanno riprendere, un altro rianimazione. Perché un altro no? Vabbè. Allora, se ci giriamo... cacchio, questo che è l'ultimo.
Via. Perfetto. Dobbiamo lasciarci l'ultimo zombie. Oh cavolo. Ok. Quanti ne sono rimasti? Se è rimasto solo questo, non è male. Così ci giriamo un po' la mappetta. Questa non ce la fa aprire. Questo è un zombie lentissimo. Proprio lento, lento, lento. Allora, se volevo finire di vedere qui... Allora, qua non si può passare. Qua sì. Ok. Guardate che cacchio. Qua c'è sta un'altra magic box. Fuori. Fuori servizio. Quindi non la possiamo utilizzare. Sta lanterna, non so che cacchio possa servire. E qua si può continuare ad andare, ma è chiuso. Ci manca la corrente. Vediamo quest'altra porta qua. Se ci fa... Da che parte si entra? Alcune porte sono strane. Non ci fa... 1500, ok, apriamo questa e vediamo un po' dove si... Ah, mi era sembrato mi era sembrato di vedere un gatto. Qua non c'è nulla. Qua vediamo un po' se c'è qualcosa da raccogliere. Mi sembra no. Ok, porta sbarrata. Altri 1750. Là potrebbe esserci la corrente lì dentro. Vedo pure una magic box attiva. Ok. Allora ragazzi, fatemi sapere se volete un gameplay intero su questa mappa che prende il nome di Fabric Derentoten, se non sbaglio, che ricorda un po' la nostra, come nick, quella famosa Kino. E niente ragazzi, sembra veramente una mappa grandissima, come mi dicevano i miei amici. Spero che il video sia stato di vostro gradimento e ci vediamo con tante nuove mod di Call of Duty Black Ops 3 sempre qui sul mio canale. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi sul mio canale e mettete un bel mi piace sul mio video e ci vediamo ovviamente con tanti nuovi video, sempre qui, sempre sul mio canale.